Orlando un giorno viene a sapere che Angelica ha sposato Medoro. Diventa pazzo e va di qua, di là, con una clava in mano e non riconosce quelli che incontra. Insomma, è perso completamente. Bisogna rinsavirlo. Ecco, Astolfo va sulla luna, recupera il seno di Orlando, torna giù e un giorno insieme agli altri amici, guerrieri, cristiani, sentono delle urla terribili e vedono che esce fuori dal bosco un personaggio strano, nudo, con una clava in mano. È proprio Orlando, dice Astolfo. Guardate che io ho il senno di Orlando, bisogna rinsavirlo. E allora cosa fanno? Con dei lacci lo catturano e lo sbattono a terra. Come gli interra, gli son tutti addosso, gli lega più forte piedi e mani, assai di qua di là sei Orlando scosso, ma sono i suoi sforzi tutti vani. Comanda Astolfo che sia quindi mosso, che dice voler far che si risani. Dudon, che grande, leva sulle schiene, porta al mar sovra le estreme arene, lo fa lavare Astolfo 7 volte, e 7 volte sotto l'acqua la tuffa, sicché dal viso e dalle membra stolte leva la brutta ruggine e la muffa. Poi, con certe erbe a questo effetto colte, la bocca chiuder fa, che soffia e buffa, che non volea che avesse altro meato onde spirar, che per lo naso il fiato. Aveasi Astolfo apparecchiato il vaso, in che il senno d'Orlando era rinchiuso, e questo in modo proprio incogli al naso, che nel tirar che fece il fiato in suso, tutto il votò maraviglioso caso, che ritornò la mente al primier uso, e nei suoi bei discorsi l'intelletto rivenne più che mai lucido e netto. Poiché fu all'esser primo ritornato Orlando più che mai saggio e virile, d'amor si trovò insieme liberato, sicché colei che si bella e gentile gli parve dianzi e che avea tanto amato non stima più se non per cosa vile. Ogni suo studio, ogni disio rivolse a rapistar quanto già amor gli tolse. Orlando, quindi, ci dice l'Ariosto, è rinsavito. Ma con la sua ironia, in realtà, ci sta dicendo: ecco, vedete, questo ha attraversato tanta sofferenza, tanti patimenti, addirittura è impazzito, adesso è ritornato saggio e vuole fare esattamente quello che faceva prima. Insomma, questa esperienza terribile non gli è servita a niente. Insomma, l'Ariosto ci dice: fate tesoro delle esperienze, anche quelle più terribili, per costruire una nuova storia. Il cambiamento è possibile soltanto se cominciamo da noi per costruire davvero una nuova storia.